Salve popolo YouTube, bentornati su Shion, io sono NeoGeo e questo è, ecco, The Dolphin. Siamo tornati al Let's Play di Odalus dopo una lunga pausa. L'ho fatto l'altro giorno, ho fatto uscire degli episodi di questo Let's Play che avevo già registrato quest'estate, invece adesso riprendiamo proprio, siamo con episodi più contemporanei, diciamo. Allora, purtroppo per un errore tecnico avevo già iniziato a registrare questo episodio. E avevo scoperto una cosa molto semplice in realtà. Qui siamo andati avanti. L'ultima volta, se vi ricordate, avevamo superato quella porta con i 4, anzi 5, scusate, meccanismi che bisognava attivare per aprirla. Abbiamo passato questa zona con la neve e il vento. E qui adesso io ho ripreso da capo a un certo punto. Sono arrivato in questo punto qui, andando oltre. Dove praticamente c'è questa salita verticale con tutto il vento alle piattaforme, che adesso vi risparmierò perché non è inutile farla ora perché l'abbiamo già fatta prima. Praticamente alla cima di questa salita c'era una chiave e una delle iscrizioni, una di quelle lapidi con su scritte delle frasi. C'era una massima che diceva che il mondo praticamente si compone di cosa diceva? Di paura. Coraggio, paura e rabbia, una cosa del genere. E beh, comunque sia, tornando giù possiamo trovare la porta che veniva aperta da quella chiave, insomma, che abbiamo trovato qui. Allora andiamo avanti. Qui, ahia, un altro boss. Oddio, e chi è questo? Cosa vuoi? Che abominio. Stai attento a quello che dici, insignificante. Nonsense, incoming from the devil creature. Vedremo. Devo sconfiggere tanto, l'ho capito qui. Allora, qui ho qualcosa. Ovviamente non ho niente. Non ho. Ho le accette. Che possono aiutarmi in questo compito. Cosa fa? Bravo, bravissimo il verde. Mi ha iniziato benissimo la cosa. Ok, ovviamente ho pochissime vite. Quanti globi ho? 65, sono pochi. Non posso neanche comprarmi delle vite. Beh, spero mi risparmi il dialogo, spero. No? Sì, infatti. Intelligentemente! Ci ha risparmiato. Mi ha preso. Vieni giù. Allora, aspetta, qui devo trovare un modo per. Grazie. Sto penando parecchio. Se non mi siamo. Comunque ogni testa ha un attacco, forse ne ho fatto fuori una, non lo so, non si è capito, ha fatto un rumore strano. Allora, stando in mezzo a quei due cose si muore, questo l'abbiamo capito, insomma, è una cosa abbastanza facile da capire. Vediamo, non so, qui sono a un passo dal game over perché basta che mi uccida e vado in game over. Allora, devo trovare un modo che non è questo. Niente, è difficilissimo evitare queste cose. Ok. Usiamo le ultime asce che ci sono rimaste. Tecnica kamikaze. Praticamente, ecco qui abbiamo. E no, allora, come si farà secondo voi a eliminare. Ah. Beh, non dirmi che l'ho sconfitto. No, no, infatti è diventato più cattivo di prima. Ma basta, perché c'è quel fuoco residuo che mi prende? Devo aspettare un pochettino di più, forse. Questo non lo prenderò mai.
Oh, vai, vai, vai! Perché non l'ha preso? Niente, game over. Game over e siamo già a 5 minuti. E quindi iniziamo da qua. Allora, direi che invece di, come faccio al solito, come da bravo codardo, invece di avventurarmi qui, direi che possiamo provare, vorrei provare a tornare in un luogo, spazio di precedenza, per provare questo doppio salto. Perché non si attiva questo? È un teletrasporto, potrebbe esserci utile, ma in questo momento non si attiva. Boh, non ho capito perché. Ah! Mi ho scordato che qua c'era. Oh! Perché non va il doppio salto? Ecco. Welcome! Allora, dobbiamo comprarci un po' di robe. Tipo torce ci servono. E basta, perché non abbiamo più soldi per fare nient'altro. Questa è una zona completamente nuova. Oh sì, questi sono degli insetti che si incacchiano se colpiamo. Perfetto. Vediamo. Cioè, questa è una parte schifosa con i funghi e gli insetti. Oh, muori. Con i funghi e gli insetti. Perché morire così? È proprio da idioti morire in questa maniera. Oltretutto c'era un checkpoint e io non l'ho anche attivato. Da quanto ho visto. E dai, era dopo che c'era il coso. E infatti, era qui. Dai! E morite, su, e basta. Dai, ma perché? Perché non muoiono? Proviamo a evitarli. Oh! Su, su, su. Non sono riuscito a... Voglio riuscire a distruggere quei blocchi. Vedere cosa c'è dall'altra parte. Purtroppo non riesco a distruggere quelli al centro, che sono quelli più importanti. Potrei anche provare a usare il doppio salto per tornare sulla piattaforma di prima, però... Oh, ok. Arca, c'è una vita lì. Piuttosto casino per una vita, semplice, una semplice vita. Però, vabbè. Oh, basta. Che ho perso poco fa, oltretutto. Bello. Le odio le spore. E se lo lascio stare le sputa lo stesso, immagino. Ehi, ehi, che è? M'ha avvelenato? No, basta! Oltretutto ti fa, sale un saltino indietro che ti... Cioè, praticamente è una sorta di singhiozzo. Una sorta di singhiozzo debilitante, però non capisco se... Eh sì, consuma cuori. Bello, basta, come si fa a curarsi da sta roba? Non passa mai? Cioè, è morto, cioè nel senso, se faccio così sono morto. Un'altra iscrizione. Insomma, quindi queste iscrizioni sono un po' una lore, no, di questo gioco. Comunque arrivare qui ha significato solamente trovare quell'iscrizione lì. Bene,
sono completamente curato da... Questo non è un nemico, ok. Basta! Vediamo... No! Ah, vedete, questo corallo ci cura dalle spore di quel... dall'effetto delle spore di quel fungo. Bene, bene, bello sapersi. Il doppio salto qui diventa pressoché vitale. Oddio, è questo? Non ho... porca boia. Qui ci vogliono delle asce per quello lì. La torcia ha fatto comunque la sua figura. Ah, diventano più aggressivi. Vabbè, lasciamo stare. Vediamoci. L'ignoranza. Dai, non muore mai. Oh signore, che palle. Allora, aspetta. No, fermi. Fermo, vai. Io tornerei giù di lì, visto che stiamo esplorando là. Aspetta, non mi ricordo. Qui non ci siamo stati, però. I nemici di questa zona sono molto, sono abbastanza coriacei. Ora qui probabilmente stiamo tornando dal venditore, immagino. Fatemi vedere. Non lo so, sto provando a girare un po' in lungo e largo, non ho visto cos'era quello. Infatti qui c'è il checkpoint. Sto facendo una mappa della zona. Un po' di bella moneta. Au! Allora, fatemi... Qui ci vuole una chiave. Che adesso troveremo. Che è lì. Però questi vanno... Questi blocchi vanno mossi. Vanno... attivati in qualche maniera. Allora, qui adoravamo. Ok, quindi sto tornando indietro. Adesso torno in giù. Porca, queste cose fluttuanti. Allora, quando... temo che potrebbe essere che questa zona sia da affrontare con armi un pochettino più potenti. Però ho questa impressione. Però potrei anche sbagliarmi. Odiosa sta cosa. Vediamo, provo a sconfiggerlo così. No. Ah, trappole. È vero, per usare, per superare quelle trappole bisogna usare questo. Ok. Riproviamoci. Qui possiamo comprarci anche qualcosa che potrebbe esserci utile, tipo asce. E per adesso basta. Ah, scusate, man mano che il gioco va avanti, ovviamente è più probabile che io muoia più spesso, quindi che debba ripetere certe sezioni. Spero che questo non vi sia, non vi porti a, ad annoiarvi. Voglio provare. Quindi fatemi vedere una cosa, ho un sospetto.
Ah no, quindi ho bruciato le spore con la torcia, molto probabilmente. Ecco perché erano di meno. Saltare lì è difficilissimo. Era impossibile attraversare questo mare di rovi senza l'aiuto di questo blocco gigante. Siamo già a 15 minuti, però io proverò. Quindi, eccola qua. Ah, non ho questa chiave di prima che non posso. E qui come faccio? Un bel enigma. Direi che è il momento migliore per far finire questo episodio. Siamo davanti a questa cosa che non possiamo. Questa sorta di vicolo cieco, insomma, è impossibile andare avanti qui con tutti questi rovi. Vediamo di pensare un attimo una soluzione, se c'è, e magari di vederla nel prossimo episodio. E vi ringrazio e come al solito vi saluto. Vi ricordo che c'è il nostro. Se volete iscriverci al nostro canale, potete iscrivervi, potete farlo, potete mettere anche un mi piace alla nostra pagina di Facebook. E ci salutiamo alla prossima volta. Ciao!